Filosofia, filosofia. Ben oltre Democrito, Democrito di Abdera, il grande filosofo Democrito di Abdera. E ben oltre Lavoisier, Lavoisier, il grande chimico francese Lavoisier, che purtroppo venne ghigliottinato in Francia durante il periodo del terrore. Ben oltre Democrito, ben oltre Lavoisier. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Il fatto è che il caro amico antimaterialista, sì, c'è. Un bravissimo blogger il cui nickname è antimaterialista, tutto attaccato e tutto scritto in stampatello, antimaterialista. Mi ha recentemente dedicato un video perché antimaterialista è tutto felice e contento che io, Serafino Massoni, da circa da 3 o 4 anni sono passato dal materialismo allo spiritualismo. Spiritualismo inteso come energia. Energia intelligente che pervade l'universo infinito ed eterno. Io ti ringrazio, antimaterialista, e ti ringrazio. Il tuo è un video fatto bene, sai? Fatto bene, l'hai dedicato a me, ma il video è fatto bene. Tu sei benché giovane e tu parli bene. Sono chiare, le tue idee sono chiare e anche le tue parole sono molto corrette, caro amico. E tu mi hai detto. Ecco Serafino Massoni, questo è il mio video che io dedico a te. Se vuoi rispondermi con un video, fallo. E io lo faccio molto volentieri. Eccolo qua il video, intitolato Filosofia, ben oltre Democrito, ben oltre Lavoisier. E perché? E perché io per tanti anni, ero rimasto affascinato dalla celeberrima frase democritea, il materialismo. Diciamo, trova le sue basi nella filosofia Democrito di Abdera. E la celeberrima frase di Democrito di Abdera è: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. E ho impiegato 50-60 anni per capire l'errore che ci sta in questa frase. Tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. È come l'uovo di Colombo. Perché Democrito dice che tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Sì, però prima del caso e della necessità c'è stato l'universo. Mi ci sono voluti 50-60 anni per giungere a questa semplice conclusione. Democrito di Abdera mica ha detto che l'universo è frutto del caso e della necessità. Ha detto tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Quindi prima c'è l'universo, poi dopo arrivano il caso e la necessità. Beh, io il discorso su caso e necessità l'ho già fatto, perché sia il caso che la necessità sono due parole che se la devono vedere con la mente umana. L'universo non se la deve vedere però con le parole che abbiamo inventato noi, capito? L'universo se ne frega sia del caso che della necessità. E quindi mi ci sono voluti 50-60 anni per giungere a questa conclusione. E poi, non so se mi sono spiegato, cioè, Democrito d'Abdera dice: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Quindi, prima c'è l'universo, e poi, dice Democrito d'Abdera, dentro l'universo ci stanno il caso e la necessità. E vabbè, ma donde viene? Universo. Poi la cosa ancora più bella è quella di Lavoisier, grande, celebre chimico francese Lavoisier. Sia Democrito che Lavoisier li possiamo mettere alla base del pensiero materialistico. Che dice Lavoisier? Dice: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E anche qua mi ci sono voluti 50-60 anni per capire che l'affermazione non regge, non può stare alla base del materialismo. E vi spiego perché. Allora, Lavoisier dice che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E tu concludi che c'era materia, punto e basta, nulla è stata. Cioè, non si può parlare di creazionismo, non si può parlare di creazionismo, non si può parlare neanche della divinità, neanche di divinità eventualmente, se si vuole parlare di divinità. E no, non è vero.
Mi ci sono voluti 50-60 anni per smontarla, per rovesciarla come un calzino, l'affermazione di Lavoisier. Allora, Lavoisier dice: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Vabbè, Lavoisier, vabbè, Lavoisier, ma questo tutto, da donde zompa fora? Quindi c'è un tutto, è dentro il tutto che avvengono poi le creazioni e le trasformazioni. È dentro il tutto, c'è un tutto prima. Donde zompa fuori sto tutto? Donde zompa fuori Lavoisier il tutto? Lavoisier dice: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E vabbè, ma il tutto? Da dove è zoppato fuori il tutto? Lavoisier. Ecco, caro amico antimaterialista, per cui ho riscoperto il pensiero del grande, grande, celeberrimo Plotino, che visse 3 secoli dopo Cristo, 3 secoli grosso modo, è chiamato Neoplatonico. Però Plotino appartiene alla grande teologia negativa. La teologia negativa consiste nel dire che, non nel dire ciò che chi Dio è, ma nel dire ciò che Dio non è. Teologia negativa. Si parla appunto con Plotino di ineffabilità della divinità, è indescrivibile la divinità. E in Plotino, nell'Eneide di Trovino, tu trovi tutto un movimento tra l'energia e la materia. Sì, come dice la fisica contemporanea. La fisica contemporanea ti dice che l'universo è infinito ed eterno. Perché io vi avrò detto migliaia di volte che l'universo è infinito ed eterno, è costituito il 95%, si fa per dire, il 95% di energia, solo un 4-5% di materia. E Plotino, già nel 300 d.C., ti disse le stesse cose, che c'è tutto, che nell'universo infinito ed eterno, pervaso da una energia intelligente. E questa energia intelligente si trasforma in materia, poi da materia torna di nuovo energia, tutto un movimento tra energia e materia. È un po' come il buddismo, come il buddismo, è un po' come dice la fisica contemporanea, carissimo antimaterialista. Ecco perché io ho dovuto abbandonare una ristretta visione materialistica. Perché la fisica contemporanea ti dice che l'energia, puoi chiamarla spirito, ed energia, in quantità infinitamente superiore alla materia. Il fatto è che noi siamo circondati dalla materia. Sì, vabbè, ma dove noi viviamo non è l'intero universo infinito ed eterno. È l'universo infinito ed eterno che è costituito al 95, 96, 97% di energia, proprio come diceva Plotino nelle sue Enneadi. Ed è tutto un movimento, tutto un movimento, dall'energia alla materia, la materia all'energia e via di seguito. Ecco, caro antimaterialista, io sono molto contento del video che mi hai dedicato e qua brevemente ho voluto spiegare come è avvenuta la mia conversione, diciamo così, la mia conversione dalla materia all'energia. E diciamo però che già nel mio amore per la filosofia stoica, c'era già questa anticipazione, perché io ho sempre parlato del Dio stoico, logos, spermaticos, logos, ragione, intelligenza. Spermatica, cioè creatrice. Ecco, caro amico, ti ringrazio, qua mi fermo e a tutti però ricordo che tante delle cose che ho detto in questo video poi le trovate in questa mia bella storia della filosofia. Ok, cari amici? Ok, a te, antimaterialista, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.